stato dentro a quel mondo lì, poi a me mi dispiace da morire il fatto che non ci stiamo vedendo, lo so pure, infatti ce l'abbiamo detto spesso, ma tu devi capire una cosa, Monte, che una cosa però te lo dico, Berlusconi delle TV non è il Berlusconi che conosciamo noi, è un'altra bestia, me l'abbiamo detto, insomma, è un'altra persona. A me me l'hanno detto a ripetizione tutti, ma ti devo dire ancora di più, lui stesso lo dice. Il Berlusconi delle televisioni è una cosa, cioè, ma lui, attenzione, quello è il mondo suo che ha fatto da quando era ragazzo fino a mo. La politica è una roba che ha preso quando era già in età avanzata. Ti rendi conto? Uno a 60 anni, tu fra 6-7 anni. Incomincia un mestiere nuovo, cioè. Incomincia e ti metti a fare, ne so, con me la cosa del pesce. Che cazzo, dopo un po' di tempo ci capisci, però la comunicazione rimane il tuo. No, ma io so dire. È giusto questo discorso qui, che comunque bisogna fare due o tre cose fatte bene, che lui dice, perché io tra l'altro io sto facendo cose che non mi ha fatto nessuno, perché io ho cambiato i telegiornali, ho cambiato il GR. Vabbè, poi di questo parliamone da vicino, ma lascia stare questi cazzi. Okay, sono questioni politiche, non è mica retroscena di niente, stanno sui giornali, la questione di impostazioni politiche generali. Sì, ma tu per esempio ti devi dare un obiettivo o due, capito? Tre. È proprio di ripianamento reale della RAI su sta cosa degli abbonamenti, come è fatta alla SIAE, come è fatta al Dipartimento. Secondo te perché siamo tutti incazzati con te, mi ci metto pure io degli editori, perché è assurdo che Masi non trova i soldi per il finanziamento, tu l'altra volta hai detto ma io non c'entro, e difatti poi in fin dei conti è vero. Mauro. Ciao Walter, dimmi. Bello, buon dia. Anzitutto grazie. Sono rimasto meravigliato e compiaciuto. Mi rompere i coglioni. Quando mi fai su questo discorso, questa stronzata che fai, questo numero qui che non fa mai niente, saltalo, che mi nervosisce. Sì. Troppo mi divertivo, adesso mi nervosisce. Vabbè, ok. Allora, umilmente scusa, perdono. Senti, che mi dicono ti risponda militarmente. TGR? Sì. Allora, questo qua praticamente in Campania tutti sostanzialmente, da Bocchino a appunto me, Forza Italia, eccetera, sostengono come direttore della TG3 Campania, che uno che sta lì da una vita, secondo il mio compagno di scuola per intenderci. Io non ho proprio la più pari idea di chi sia. Lo so, dico, se io ti mando il curriculum... Vediamo cosa si può fare, adesso sai, lì ci sono pure degli equilibri interni, le cose, adesso sinceramente mi parli di un tema che non conosco affatto, però ne parlo con lui. Cosa faccio? Te lo mando, te lo porto, il curriculum, vuoi conoscere questo? Te lo posso portare? Adesso io non... Allora, vediamo, un giorno qui è possibile, adesso non te lo so dire nell'immediato. Perché questo qui, il curriculum te lo mando subito, tieni presente che di Adoras, E tieni presente che per la Campania è importantissimo, ci sono le elezioni, insomma, non so di niente. Te lo mando subito? Che cosa? Il curriculum di questo, glielo mando a... Parlane con Carmela e poi... Ne parlo con Carmela. No, fammi sapere quando ti va di vedermi. Non può, io oggi o domani sicuramente non posso. Vabbè. Baci, grazie. Pronto? Walter, Roberto, dimmi. Poi Robby, ti cercavo, ma ti hanno detto che... Mi hanno detto che mi cercavi e che non riuscivano a passarmi la linea. Senti, Robby, ti volevo dire, mi sono ricordato cosa ti dovevo dire. Allora, io ho chiesto a Masi di fare quel famoso speciale sulle dighe. E lui mi ha detto, va bene, perché non me l'hai detto prima? Perché mi sono incazzato, perché glielo sto dicendo da tre mesi. Ma comunque. Mi ha detto di preparargli un appunto dicendo perché bisogna fare uno speciale sulle dighe e cosa dovrebbe trattare questo speciale. Allora, tu sei in grado sicuramente di prepararmi un paio di cartelle, due o tre cartelle sintetiche ma insomma consistenti, nelle quali si spiega l'attuale situazione delle dighe, secondo me, le prospettive che avrebbero queste dighe, quindi la potenzialità di queste dighe e cosa ci vorrebbe per completarle. Tipo anche e soprattutto caricando sul problema delle regioni, ovvero le inadempienze delle regioni. Va bene. Capito? Perché in questo caso
il governo ne trae un vantaggio. Se fosse possibile andare a fare per esempio un'inchiesta sui fondi paralizzati nelle regioni. Comunque, se ci pensi un attimo, magari domani... Vabbè, metto giù qualcosa in maniera che domani ne parliamo. Un abbraccio, a domani, a grazie. Te. Ciao.